Buonasera e ben ritrovati, nuova puntata di A Tutto Campo. L'Arezzo che torna a vincere dopo quattro partite, questa insomma è la notizia più positiva che porta, si spera, un po' di serenità, almeno dal punto di vista della classifica, ancora forse non troppo, però della gestione, ecco, dopo qualche settimana così un po', malgrado i risultati apparentemente utili, certamente insomma c'era una certa delusione e questo lo vedremo poi tra poco, rivedendo le immagini, ascoltando le interviste, ma tiene banco, soprattutto in queste ore, dopo anche una nota di oggi che adesso vi leggeremo del Comune di Arezzo, la vicenda del crowdfunding che è stata presentata sabato scorso. Già qui due settimane fa ne abbiamo parlato con Patrizio Blonda, che ha avuto appunto l'idea, che poi è stata appoggiata dal presidente Lacava. Ne parliamo con Francesco Sebastiano Chiericoni, ben ritrovato, ormai non solo orgoglio avarante, ma verrai sempre ricordato per il miracolo che sei riuscito a fare, quindi ogni volta che ti vediamo lo dobbiamo ricordare, no? Quando insomma hai evitato davvero che il calcio ad Arezzo ripartisse da zero. Saluto con piacere Andrea Modeo, consigliere comunale del Partito Democratico, ben trovato e ritrovato. E allora, dicevo, sabato Lacava ha presentato questo progetto di crowdfunding e in coda c'era stata un po' così una polemica per l'assenza del Comune di Arezzo, e oggi c'è una nota del sindaco Ghinelli e dell'assessore Nisini che dicono: abbiamo ascoltato con dispiacere le dichiarazioni di Lacava al termine della conferenza stampa, progetto di cui, quello di crowdfunding, oggi non conosciamo dettagli, tempistiche e modalità di attuazione. Singolare e inverosimile accusare l'amministrazione comunale di disinteresse nei confronti della società Amaranto, appunto per quello che è stato fatto nella stagione 17-18. La realtà è che il Comune non è stato informato in alcun modo sul progetto in questione, nonostante l'obiettivo dichiarato del crowdfunding Amaranto, costruire il futuro insieme, sia la riqualificazione di una struttura comunale come il centro sportivo alle Caselle. Auspichiamo pertanto un confronto trasparente e produttivo con la società, come è accaduto in passato, anche e soprattutto alla luce del fatto che la concessione dello stadio e degli impianti delle Caselle arriverà a scadenza naturale nel 2022. Quindi non solo orgoglio amarante, perché già ce l'aveva detto il presidente, è stato tenuto un po' all'oscuro, ma anche il Comune di Arezzo a leggere queste dichiarazioni. Ora, ieri abbiamo chiesto al presidente Lacava se appunto con orgoglio amarante lui era fiducioso, lui ha detto di sì, tutti dicono di sì. Ecco, dal vostro punto di vista, come vedete questa storia, anche per il ruolo che avete ovviamente? Sì, a parte una piccola premessa, ti ringrazio per la... Scusa, gioco di parole, per la premessa che hai fatto, ma il miracolo l'ha fatto orgoglio amaranto, questo ci tengo. Io sono stato protagonista senz'altro, però grazie a loro che mi hanno coinvolto e quindi voglio ribadire che va condiviso con tutti. Ti ringrazio comunque. E per quanto riguarda questo argomento che hai voluto introdurre e ovviamente questa comunicazione dell'amministrazione comunale, ovviamente non può che non fare anche un po' da eco a quello che era già stata una nostra legittima perplessità, tant'è che in questa fase, in questi ultimi giorni, era passato un messaggio un po' forse sbagliato, no? Da dove si pensava che orgoglio amaranto avesse impedito, bloccato. No, noi abbiamo fatto quasi la stessa esternazione del Comune, cioè metteteci nelle condizioni di analizzare, di conoscere meglio il progetto, non tanto il crowdfunding in sé, perché noi non solo lo conosciamo, anzi praticamente è una delle cose che più si avvicina alla mission di Orgoglio Amaranto, no? Già noi siamo un azionariato popolare, quindi il crowdfunding è un finanziamento popolare, di massa, che ha una struttura molto comunque complessa, delle regole ben precise che vanno analizzate, e quello che ci è stato proposto in maniera secondo noi un pochino troppo ravvicinata al momento clou necessitava di un'analisi più approfondita. Quindi abbiamo semplicemente fatto una comunicazione chiedendo un mero rinvio, perché poi questo ci tengo a precisarlo, noi abbiamo fatto una comunicazione alla società, personale del Presidente, con cui noi abbiamo sempre avuto uno splendido rapporto, facendo presente che una cosa così complessa necessitava di un'analisi dettagliata, perché comunque l'ordine del giorno di questa assemblea, che tutti voi sapete, del 22, era molto complesso, non era solo riferito venite un attimo a firmare perché dobbiamo fare questo crowdfunding, no, ci sono delle cose complesse che io mi permetto di dire è un po' difficile da spiegare qua, però modifiche dello statuto dove noi siamo parte fondamentale, perché abbiamo combattuto e lottato negli anni per ottenere questa forza
contrattuale all'interno della società è necessaria quindi la nostra firma, ma per cose importanti, quindi modifiche di articoli dello statuto che sono necessarie per andare avanti. Quindi abbiamo ottenuto questo rinvio, abbiamo avuto la possibilità di parlare con la società, i rappresentanti della società che gestiscono questa piattaforma sabato mattina prima della conferenza, e abbiamo avuto uno scambio molto, molto utile, molto costruttivo. E fammi dire, ora vedremo, il 4 abbiamo l'assemblea, spiegheremo ai soci, e questo per completare il discorso, che sia chiaro, Orgoglio Amaranta è un ente che non ha autonomia decisionale nemmeno nella persona del presidente, cioè il direttivo è sovrano per alcune decisioni e l'assemblea è ulteriormente sovrana per altre decisioni. Quando avremo analizzato tutto potremo riferire all'assemblea e decidere, prendere una decisione ponderata e ragionata. Ecco, sono stati pubblicati, magari ci aiuti anche a capire, è una cosa molto complicata, cioè almeno io l'ho dovuta leggere varie volte e non l'ho capita uguale, in cui chi finanzia, no, a un certo punto in base alla quota, alla fascia A, B o C, riceve, cioè ha dei diritti, no? Però questi diritti, perché la Cava dice tutto questo che verrà raccolto non va alla SS Arezzo, ma lui parla di Arezzo Calcio, che al momento non è un'entità, almeno che sappiamo, esistente. Quindi non avevo ben capito intanto come fa a non andare ad SS Arezzo, ma a quale entità andrebbe questo contributo, e questi diritti su cosa maturano poi? Lo puoi spiegare o è troppo complicato? Allora, sì, è inutile dire che è troppo complicato. Hai detto bene te, cioè vedi, tu anche tu stesso hai detto di aver letto, di aver appreso, cioè anche i documenti che sono stati sottoposti a noi a stretto giro necessitavano di un'analisi approfondita, soprattutto in questi elementi di cui parlavi te. Cioè il crowdfunding è una gestione di fondo dove vengono messe le persone, i soggetti, nelle condizioni di fare dei versamenti in una piattaforma, tramite la piattaforma online, e questi soldi vengono raccolti con dei target poi che appunto sarebbero stati poi spiegati meglio, no? Con dei tagli da X a Y, e accantonati e messi da parte. Io ora poi questo discorso Arezzo Calcio, perdonami, ma appunto queste differenze, no? Quello che conta è che il crowdfunding viene fatto per un progetto, viene stabilito un progetto che appunto ci avevano paventato essere quello della ristrutturazione delle caselle, e anche qui mi permetto di essere totalmente in sintonia con quello che hai letto prima e quello che è la perplessità dell'amministrazione comunale. Poi noi, sapendo che era stata data la gestione delle caselle ad un'altra società, cioè insomma tutte queste cose qui, abbiamo ritenuto necessario vederci un po' più chiaro anche noi, capire poi se il progetto funziona, va bene, lo troviamo pertinente, ben venga. Ed è per rispondere alla tua domanda, questa la ratio, cioè i soldi vengono messi in un determinato plafond, quindi, che poi per l'utilizzo, e devono essere destinati esclusivamente per questo progetto. Ad oggi il progetto era quello di ristrutturazione caselle, poi però il presidente ci hanno spiegato che può essere anche utilizzato a livello appunto per una implementazione dell'Arezzo Calcio, però vediamo di cosa si parla. E quindi non è così facile spiegare una cosa così complessa in due parole, e le tue perplessità sono quelle che appunto hanno avuto tutti, insomma. Volevo sentire Andrea Modea ovviamente che idea si è fatto, anche perché un po' conosce anche la parte comune di Arezzo, la parte amministrativa, e quindi anche chi si trova dall'altra parte. Un po' è la stessa domanda che ci eravamo fatti, per la verità, quando si è parlato del melograno, no? Visto che comunque le caselle fa parte dello stadio, no? È stato proprio detto, è una pertinenza dello stadio, quindi data alla SS Arezzo, quindi anche il modo in cui poi questa, se dovesse, anche se poi la Cava dice che non è più, cioè non si parla neanche più di gestione del melograno, ma si parla comunque sempre di SS Arezzo, comunque già lì qualche dubbio, qualche perplessità uno se la poteva fare. Adesso insomma chiaramente la cosa è ancora più complicata. Sì, è stato spiegato bene, perché qui si sta vedendo che perplessità si uniscono a altre perplessità, e ha fatto bene a mio parere sia Orgoglio Amaranto a prendersi giustamente del tempo per poter approfondire meglio le carte e quindi poter dare anche il proprio apporto, che è questo, diciamo, sostanzialmente, come ha ricordato giustamente Chiericoni, la mission di Orgoglio Amaranto, quindi supervisionare e dare il proprio apporto. E in questo caso mi sento anche di poter dire che bene ha fatto il Comune, nella persona del sindaco, dell'assessore Nisini, a
un attimino anche a richiamare a quelli che sono i doveri della società, perché ricordiamo che la società sì, è di Giorgio La Cava, però è un patrimonio della città e quindi credo che ogni cosa si muova in questo ambito, anche visto diciamo, i trascorsi che ha avuto purtroppo funesti questa, diciamo, la società calcistica d'Arezzo, è bene che siano ben ponderati e credo che ci sia bisogno, da entrambe le parti, lo dico questo, bisogno di trovare un attimino maggiore spirito di collaborazione, perché penso che non si possa far sì che la società sportiva possa fare delle cose completamente all'oscuro del comune, dell'assessore, diciamo di tutta l'amministrazione, ma soprattutto all'oscuro di Orgoglio Amaranto, che non solo riveste una quota societaria, ma diciamo è stata fondamentale per il salvataggio della società e soprattutto, ripeto, rappresenta già questo un primo embrione appunto di azionariato popolare. Ripeto, poi ci sono anche, se vogliamo poi vedere, ci sono delle cose che sono un attimino nebulose, anche perché la mission di questo crowdfunding è appunto rispetto alla ristrutturazione delle caselle, al di là del patrimonio, diciamo della gestione fino al 2021 e quant'altro. Però io mi pongo una domanda, come mai per esempio fino a poco tempo fa c'erano state delle persone che erano dentro la società, che si erano fatti avanti per la gestione e la ristrutturazione delle caselle e questi diciamo sono state diciamo giustamente, come, non voglio entrare nel merito, è stata rimandata al mittente questa offerta. Come mai oggi abbiamo bisogno del crowdfunding allora? Sì, è una domanda che ci siamo fatti e magari la riprendiamo tra un attimo dopo la pausa. Noi insieme in seconda parte, allora stiamo parlando del crowdfunding. Andrea Modeo faceva una domanda che penso in molti si sono fatti, ovviamente rientra in quella che è la, come dire, come l'hai detto tu Andrea, no? La libertà del presidente di scegliere altre strade, che ovviamente è più che legittimo, è lui il presidente, lui il proprietario al 99%, però è di dominio pubblico, no? Che l'ex vicepresidente Massimo, nonché ex socio Massimo Anselmi aveva fatto un'offerta abbastanza precisa per non solo gestire il settore giovanile, ma anche per appunto ristrutturare le stesse caselle. Quindi era una strada di un certo tipo, poi le loro strade invece si sono separate, adesso quindi si va in una strada dove non si sa poi chi, perché non si sa se sarà il tifoso, no? Cioè una cosa che tutti danno una quota ad Arezzo è un conto, no? Poi con queste quote, quelle più cospicue, potrebbe essere un crowdfunding che poi, no, viene abbracciato anche da imprenditori, comunque da gente che in teoria non si sa poi chi da dove possano arrivare. Vabbè, sai, dice il discorso dei tagli, che ovviamente, a parte che il tifoso potrà sempre usufruire di Orgoglio Amaranto per i tagli che vanno, certo, sotto certe quote, però si torna sempre al discorso di prima, si sta facendo il passo più lungo della gamba, perché prima di arrivare a un qualche cosa va analizzata. Probabilmente qualche addetto ai lavori l'aveva già analizzata, non mettiamo in dubbio questo, non mettiamo in dubbio la bontà di un progetto, anzi, ribadisco, e scusate se mi ripeto, come abbiamo anche scritto nelle nostre comunicazioni, è un progetto che ci sente molto vicini noi, no? Se no sarebbe come fare, se lo negassimo sarebbe come negare noi stessi. Che questo è proprio il vostro terreno, non coinvolgere voi, quindi, è il paradosso. Esatto, quindi mentre su altre gestioni abbiamo avuto la premura di rispettare la quota maggioritaria, ma più che maggioritaria, di Giorgio La Cava, ma ci mancherebbe altro, noi non siamo mai entrati nel merito di questioni come appunto hai anticipato te, tra Massimo Anselmi e la società che aveva gestito, vabbè, quelle sono decisioni che noi, ti posso garantire, non abbiamo messo bocca, perché non mettiamo veti, certo. Nulla di male a chiedere spiegazioni, l'abbiamo fatto anche a suo tempo, ci mancherebbe, però in questo caso invece c'è proprio bisogno della nostra sottoscrizione, c'è bisogno della nostra firma, e allora a me viene da dire, rendimi edotto un pochinino di più e per tempo di questa cosa. Questa è l'unica cosa che abbiamo gentilmente, credo, e con molta amicizia fatta presente al presidente, che comunque, ripeto, hanno accolto sia la società di gestione, cioè il rinvio non è stato visto una cosa drammatica, anzi secondo me anche l'incontro di sabato mattina è stato molto positivo per quello che ci ha dato la sensazione di parlo della società di gestione, eravamo tutti lì e abbiamo dato ci siamo dati questo tempo tecnico per vederci chiaro e prendere la decisione migliore.
Poi il coinvolgimento dell'amministrazione comunale, anche secondo me, è molto importante, no? Penso che sia doveroso, ma anche proprio fondamentale. Su questo io, anche noi abbiamo appreso questa diciamo, mancata comunicazione che c'è stata un po' fra tutte le parti, ma io credo perché ci sono delle persone che ci hanno lavorato dietro, dei professionisti, e probabilmente è mancata quella sinergia, quelle comunicazioni che poi quando si arriva al dunque ci si accorge che forse si è corso un po' troppo ed è bene rientrare nelle procedure regolari. Certo. Poi diciamo, il Comune ha fatto questa risposta, non credo che volesse fare polemica, perché alla fine ha risposto solo a un qualcosa che ha sentito. Certo, il finale, quando dice che ricorda che comunque la concessione scade nel 2022, cioè ricorda che comunque il padrone dell'area è il Comune di Arezzo, cioè, quindi andare a disporre di una cosa senza appunto sentire il padrone, tra virgolette, e il proprietario, no? È strano. Esatto. Ecco, quindi questo sono anch'io d'accordo con Francesco, nel senso che sicuramente i professionisti magari a volte danno anche per scontato che magari i rapporti ci potevano già essere stati. Ma questo, no? È successo, te lo posso anche confermare per via di alcune telefonate che ci sono state nei giorni afferenti l'avvicinarsi dell'incontro, e con qualche soggetto con cui abbiamo parlato, hai detto bene te, davano per scontate delle cose e qualcuno si era meravigliato di questa nostra non partecipazione, che poi non era una mancata partecipazione. Saremmo anche andati a Perugia, però permettimi di dire, siamo stati anche estremamente corretti, perché noi potevamo benissimo andare a Perugia quella mattina e dire non firmiamo perché non siamo nelle condizioni. Invece certo, abbiamo voluto anticipare, dire non perdiamo tempo da un notaio, abbiamo solo fatto presente questa velocità, e se volevamo, come si dice Arezzo, essere birbanti, stavamo zitti, poi ci presentavamo lì, ma non sia mai, questa è una battuta ovviamente, non l'avremmo mai fatto. Chiaro. Andrea, questo può essere questa strada, no, che il Presidente, sicuramente consigliato da chi di queste cose insomma ne sa di più, insomma di tutti, può essere una risposta anche al fatto che lui ha sempre detto, no, che un aiuto gli avrebbe fatto piacere a livello, no, ha parlato anche di trattative in quest'estate, poi quando abbiamo sentito un mese fa qua al telefono ci disse che anche l'ultima trattativa probabilmente era saltata, e quindi non rimane che cercare appunto forse anche strade di questo tipo qui, nel senso, non avendo aiuti, il peso economico, qui ovviamente la Serie C lo sappiamo, i giocatori non sono pochi e la gestione insomma è abbastanza onerosa, è chiaro che più passano gli anni, certo, più diventa onerosa, no? No, io mi ripeto, sicuramente il cercare di allargare la platea delle persone che possono dare una mano a Arezzo è meritorio, però questo, ripeto, contrasta con la non comunicazione. Se c'è, ovviamente il Presidente della Cava ha un attimino rimostrato il fatto che c'è scarso interesse da parte dell'amministrazione comunale, o comunque sia dei sindacati di categoria o degli imprenditori aretini, che è oggettivamente, anche questo è vero, perché dopo il salvataggio di 2 anni fa, un attimino si è perso un po' quel filo che aveva permesso il salvataggio, fa delle giuste dimostrazioni, però credo che appunto questo non possa far venir meno una certa comunicazione, una certa richiesta di partecipazione anche di tutti gli enti. In questo penso che il Comune, da questo punto di vista, debba essere ancora forse più incisivo e cercare di spronare l'imprenditoria locale a vedere appunto l'Arezzo Calcio come un patrimonio del territorio, e quindi poter cercare di implementare le forze. Faccio un po' il paragone, che ritorna anche bene col crowdfunding, per esempio, perché l'altra esperienza è stata quella di Pordenone. Sì. Però la mission era diversa, non era per quanto riguarda la ristrutturazione di un impianto sportivo o quant'altro, era proprio per ampliare il sostegno dal punto di vista finanziario della società. Lì diciamo, i risultati si sono visti, perché se non voglio dire cavolate, ma sono state più di 2 milioni di euro, se non sbaglio, e quello ha portato anche uno dei frutti, il fatto che c'è stato il passaggio di categoria, perché come dicevi te giustamente, la Serie C, la terza serie, è un bagno di sangue, e continuare a restare in questa serie senza gettare le basi anche finanziarie per un salto di categoria potrebbe essere profondamente deleterio, credo.
Sentiamo il Presidente proprio ieri al fischio finale con la Gianni Erminio, in cui appunto parla poi anche del crowdfunding e prima sulla partita. Ciao Presidente Giorgio Lacava, allora ritorna il successo, ritorna il sorriso in casa Arezzo, non è stato facile nemmeno oggi. Non è stato facile, la squadra si dice in convalescenza mi sembra. Primo tempo proprio non giocato, secondo tempo molto molto meglio e sono contento più che altro per Caso che ha fatto un grandissimo gol e per me è un giocatore adesso. Parla il tifoso, non il presidente, in questo momento è il giocatore che deve giocare sempre perché è l'unico in questo momento che fa cambio di passo, ha fatto la punizione dove ha segnato Nello. Un gol a parere mio livello alto, e quindi sono soddisfatto molto del secondo tempo, sperando che a Pontedera continuerà questo miglioramento. Infatti un caso titolare forse a Fuori di Popolo, perché la piazza si chiedeva come mai non giocasse. L'allenatore di Donato, non è la cava. A me piaceva sin da Bagno di Romagna, si vedeva che era un passo in più, però vabbè, è anche un giocatore difficile da un punto di vista tattico metterlo in una squadra, però in questo momento è un giocatore per me essenziale per l'Arezzo. Infatti è una classifica talmente corta, un campionato veramente infatti stavo, strano. Stavo prima che mi chiamavi a vedere la classifica, tutti questi pareggi, basta che veramente fai un paio di vittorie e vai dai play out ai play off. E poi guardando anche i giocatori che erano in campo oggi, probabilmente quasi tutti giocherebbero titolari anche in altre squadre, quindi è un problema psicologico. Ma speriamo che con questa vittoria tante cose si sbloccano. Ripeto, il primo tempo erano proprio bloccati, si vedeva fortuna diciamo quell'invenzione di Nello sul gol, ma più che altro di Caso che ha preso quel fallo dove abbiamo segnato. Infine una domanda sul crowdfunding, ieri c'è stata la presentazione di questa iniziativa, sì. È un passo per il futuro? Io penso che è un passo molto importante perché la ristrutturazione totale delle caselle è una cosa molto importante. Ripeto, questa è una cosa che rimarrà alla Arezzo città, Arezzo calcio, non c'entra niente l'SS Arezzo, quindi rimarrà sempre in qualsiasi compagine azionaria ci sarà e quindi per me è una cosa molto molto importante, speriamo che tutto andrà bene. Ecco, Orgoglio Amaranto ha sciolto la riserva ancora. Orgoglio Amaranto ha avuto delle spiegazioni, hanno parlato un'ora e mezzo con Best Equity, che è veramente una società molto molto seria, non per questo la Lega Pro l'ha proprio scelta come partner ufficiale per il crowdfunding per altre società che lo vorranno fare in Serie C, quindi penso che non ci dovrebbero essere problemi, però sono loro che devono decidere. Ultima parte della nostra trasmissione, allora, abbiamo sentito prima il Presidente, lui è convinto, insomma, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Dal punto di vista invece sportivo, è anche più piacevole. Ieri diciamo che la manna dal cielo è stata quella gran punizione di Cutolo, perché fino a quel momento oggettivamente il primo tempo era stato molto complicato, no? Perché comunque la Germania era venuta a fare la partita, benché non sarà un organico eccelso, però comunque era l'Arezzo che giocava di rimessa e loro che facevano la partita, no? Poi lì l'ha detto anche il loro allenatore, il Ferguson lì di Gorgonzola Albe, ha detto quel gol poi ha cambiato la giornata. Sì, è vero che un gol può cambiare la giornata della partita, però poi dopo va anche saputa mantenere. Ma la Lega Pro è un campionato che tutti, cioè noi siamo abituati a vederlo, no? Quindi ormai siamo esperti. Ed è un campionato che si differenzia da quelli di categorie superiori, dove i livelli sono molto più sottili, cioè non, tra l'ultima e la prima non c'è. Abbiamo visto anche l'anno scorso quante sorprese, non ci sono partite scontate. E la vittoria di ieri è stata sicuramente molto importante perché, come hai detto bene prima te, magari qualche risultato che poteva essere positivo e poteva essere più positivo non aveva dato quella scossa in più che c'è bisogno di continuità. Il mister è giovane, è bravo, ha bisogno di tempo, la squadra è nuova, non tutti i campionati sono uguali, a volte ci sono anche quei meccanismi, quelle scintille, quelle scelte che uno rifarebbe in maniera diversa, però l'impegno si vede, no? Poi si è vista anche, per esempio, si è visto secondo me molto la reazione della squadra nelle ultime uscite dopo quella scelerata partita con il Monza, dove magari era stata criticata uno scarso impegno magari nel secondo tempo, che poi non è vero perché probabilmente è un elemento psicologico. I ragazzi della squadra ho sempre visti che si abbracciano, esultano, cioè si vede. La squadra secondo me è viva anche dal punto di vista emotivo, il gruppo c'è. Bisogna capire che non, in queste categorie puoi avere magari la squadra
leggermente inferiore a quella dell'anno prima, ma non fare risultati leggermente inferiori a quelli dell'anno prima, magari anche peggiori, perché sono dei piccoli equilibri. Bisogna dare tempo e fiducia, perché non si può cambiare troppo. Poi ci sono tante cose nella nostra categoria, no? Con i minutaggi, i ragazzi giovani che vanno inseriti, è difficile, bisogna sperare che stringere i denti e cercare di fare quel campionato normale che dobbiamo anche accettare, no? Cioè, dobbiamo non sempre pensare che ogni anno dobbiamo essere tra i primi. Questo, secondo me, la psicologia del tifoso deve cambiare in questo senso, perché ad Arezzo siamo un po' così, no? Cioè, se fai un campionato che... Sì, no, diciamo che quest'anno è che questa cosa è stata un po' incentivata all'inizio, no? Nel senso che se nessuno avesse detto, no, vogliamo migliorare il piazzamento dell'anno scorso, è chiaro che qualche illusione la crei, no? Sì, però Fabio, perdonami, ma chi è che non lo dice? Società dove, a meno che non ci sia uno stravolgimento drammatico, non si pensa di migliorare, no? Certo. Quindi sono d'accordo, però... Perché forse Di Donato, quando l'ha detto, poi non si aspettava che andava via Pelagatti, per i motivi che anche suoi personali, che poi... è stato questo, no? E poi gli altri, insomma, che ci sono stati anche attesi, come quelli di Buglie e Basi, si sapeva che sarebbero andati via, no? Sono andati via giocatori importanti, sì, no? Quindi parliamoci chiaro, non dobbiamo togliere niente a quelli che sono arrivati. Ripeto, anche il mister si è trovato in una situazione non facile. Anche infortunati, questo c'è da sottolineare, esatto. Nei ruoli chiave, perché... Quello che emerge, per esempio, secondo me, dalla partita di ieri è la ormai cronica difficoltà a costruire il gioco a centrocampo, perché sicuramente lì il problema dell'Arezzo. Ieri abbiamo riprovato Tassi in quella posizione, non dando, secondo me, nessun frutto positivo. E il fatto che, per esempio, Tassi fosse, non voglio dire la seconda, se non la terza scelta dell'anno scorso, si ritrovi a essere titolare per varie vicissitudini, vuoi infortuni per esempio di picchi e quant'altro, a essere titolare in questa forse dà un attimino anche il senso di quanto sia cambiato anche il livello della squadra rispetto all'anno scorso. Secondo me la mia opinione è che ieri non è stata una bella partita, però potrebbe essere, come dicevi giustamente, potrebbe essere la scintilla che fa ripartire, quella scintilla che è mancata per esempio a Siena. Poteva essere quella la scintilla vera, con grandi anche rammarico. Io ero lì, diciamo, l'urlo strozzato in gola al 97esimo è stato pesante. E, ripeto, la cosa forse che stiamo patendo è la mancanza di gioco rispetto all'anno scorso. Forse eravamo abituati anche troppo bene. L'anno scorso è stato veramente un gran calcio, si è sempre detto il calcio più bello della categoria. Quest'anno stentiamo, probabilmente, secondo me, devo essere sincero, anche forse un'inesperienza dell'allenatore, sicuramente, perché l'ho visto più, si vede un attimino che continui i cambi di modulo, in parte forse dovuti agli infortuni, alla necessità di organico, però anche secondo me di una debolezza nel saper cambiare anche le partite. Per esempio, ci sono state delle partite in cui abbiamo giocato con 6 attaccanti, forse la foga del momento. Diciamo che il gioco ancora non si vede, speriamo che sia questa la scintilla, e penso che l'innesto dal primo minuto di caso sia fondamentale, perché si è visto che oggettivamente ha un passo importante. Hai detto caso, che è anche molto simpatico, lo andiamo a sentire. Tra l'altro c'è stato questo salutato, perché poi nell'intervista prima abbiamo sentito il presidente dire: per me Caso giocherebbe sempre titolare. Infatti lui all'esultanza lo saluta e lui lo risaluta dalla tribuna. Vedete, c'è un rapporto particolare. Di Donato dice: col 4-4-2 lo posso far giocare dall'inizio, con gli altri moduli no. E questo, insomma, è come l'ha spiegata. Stiamo caso, e anche Borghini, che ieri, insomma, la differenza si è vista con Borghini, che sta riprendendo quota e riportato rispetto a Vercelli nella sua posizione naturale. Vediamo. Penalmente ho trovato il gol e grazie a una palla di Lele e Gabriele Gori, e finalmente ho trovato il gol, sì. Con la Pergolettese mi è stato annullato un gol regolare, con la Juve il portiere ha fatto una grande parata, con la Roma ho preso una traversa,
però oggi fortunatamente ho fatto gol, sono contento e lo devo alla squadra. Ecco, dal punto di vista tecnico generale non è stata una grande partita, però ci sono stati questi due Eurogol che insomma ci hanno regalato una vittoria preziosissima. Sì, sì, Nello ci fa sempre la differenza e anche oggi ci ha sbloccato la partita con un Eurogol. E poi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo sempre tenuto il pallino del gioco. Forse l'inizio del secondo tempo eravamo un po' più, la partita si è fermata un po' di più, però poi l'abbiamo chiusa col 2-0, l'abbiamo tenuta bene senza rischiare grandi cose. Sono arrivati i complimenti del presidente La Cava, che parlando alla tifosa ha detto: con me Caso giocherebbe sempre. No, grazie presidente, non devo fare altro che ringraziarlo che mi ha voluto con lui, il direttore, il mister, tutto lo staff, la squadra. E no, sto giocando, il mister ha dimostrato in me anche con la Pianese, con la Juve, con la Pergolettese, nei momenti importanti della partita mi ha sempre schierato. Ora sto partendo anche da titolare, sono contento, ma il mister ha sempre creduto in me e l'ho dimostrato con l'Alessandro, che mi ha messo sotto 1-0, mi ha messo subito. Nei momenti importanti il mister mi fa giocare e questo vuol dire che ha fiducia in me e la squadra ha fiducia in me e io cerco di ripagarla al meglio. Ha detto che con questo modulo 4-4-2 è forse quello dove puoi esprimerti anche meglio secondo le tue qualità. Sì, sì, partendo da sinistra mi esprimo meglio, certo. E devo dare una mano anche in fase difensiva, mi sto impegnando al massimo, credo di aver dato massimo aiuto a Nico Corrado, che ha fatto una grandissima partita e una grande e cerco di migliorare partita dopo partita. Sei mancato molto, perché oggi insomma si percepiva una maggiore solidità. Ma adesso non lo posso dire io, però a me mi è mancato giocare, quello sì. Poi non lo so, io do sempre il massimo, cerco di fare bene. Come stai? Nel senso, hai recuperato pienamente? Ancora senti che manca qualcosa? Ma sinceramente sto meglio di mercoledì, perché mercoledì l'ultimo quarto d'ora stavo a pezzi. Ora invece oggi mi sento bene. Come è stato seguire la squadra da fuori? Tra l'altro ha coinciso con un momento non sempre facile. Non è stato facile, perché c'è sempre la voglia di giocare, di aiutare i compagni, così calcio fa parte anche questo. Ecco, non è stata una gran partita, però tre punti importantissimi, direi fondamentali. No, ci eravamo prefissi la vittoria, come il modo in cui veniva non ci interessava e l'abbiamo portata a termine, quindi va bene, siamo contenti. Ora domenica c'è Pontedera, che è una squadra che non sorprende, perché è una società veramente sana, che anche no, riesce con questi giovani da anni a fare dei bei campionati, scegliendo anche bravi allenatori, quindi è un esempio indubbiamente da seguire. Poi c'è l'anno che soffre un po' di più e quest'anno addirittura che è ritornata, insomma, a una posizione che non so se potrà mantenere, però certamente sarà una sfida complicata per l'Arezzo, ci auguriamo. Ecco, però parlando di Siena, ieri a Siena è durata 107 minuti la partita, che si è infortunato l'assistente, sono passate un sacco di palle anche davanti all'area di rigore, alla linea, quasi alla linea di porta, e il Siena non è riuscito a pareggiare, quindi anche a volte no, invece il caso. Parte quel cross al 97esimo con l'Arezzo e segna Guidoni. Sì, appunto, comunque come ha detto certamente prima lui, sì, è vero l'inesperienza del mister, però queste cose venivano un po' additate anche ad Alcanto l'anno scorso, sì, ogni sì, tanto, no? Monte, cioè. E vabbè, se si vuole fare una battuta, stava per vincere contro il suo predecessore di Donato, sì, no? Quindi, no, ma non è alla fine il calcio si gioca diretta, sì, no, ma io penso che, ripeto, cioè, una squadra così giovane forse moltiplica un attimino assolutamente quelle situazioni, come per esempio a Vercelli, che probabilmente con un pochino più di cattiveria, con un pochino più di esperienza l'avremmo portata a casa. Forse. Assolutamente. No, ma sono d'accordo. Infatti la mia era una battuta un po' ironica, alla fine il predecessore tanto decantato è stato però quasi battuto da quello attuale, che ha una rosa e una, insomma, forse qualcosina di meno e deve fare necessariamente un po' più fatica. Diamogli fiducia, su come ho fatto io quando l'ho trovato prima della partita, ho detto dai, in bocca al lupo, regge, 22-0. Ho detto forse ci si ritrova anche la prossima partita nella stessa via. Che poi il campionato è strano, perché il Monza dopo il 4-0 all'Arezzo, che in un tempo solo in cui lì il divario è sembrato veramente esagerato, poi dopo ha vinto una partita di misura e poi ha pareggiato con la Pianese, ha ripareggiato con Renate, che
una bella squadra brillante, però insomma l'ha costretto al 2-2. La Pro Vercelli che comunque aveva pareggiato in 10 contro l'Arezzo, però vince a Siena, insomma i risultati sono campionato... No, diceva bene lui, il campionato è veramente strano quello di Serie C, basta secondo me inanellare un paio di risultati... Sì, vai al quinto, quarto posto, sì, esatto. Tranquillamente. Quindi insomma, anche il rammarico aumenta per un po' per quelle prime giornate. La classifica dell'anno scorso, se tutti ve la ricordate, il Novara non era da nono posto. No. Quindi, sì, sì. Ogni anno c'è quella che delude, quella che... Esattamente. Quindi appuntamenti per Guglia Maranto, ci sarà questa assemblea? Il lunedì 4 novembre abbiamo questa assemblea che abbiamo già pubblicizzato e tanto non è pubblicità, approfitto di questo certo. Momento per richiamare la massima partecipazione, ricordando anche che l'assemblea è aperta solo ai soci, però non è che chi non è socio non può venire lì e dare il suo contributo e fare la tessera, visto che non viene chiesto il bancomat, perché mi vorrete perdonare un po' la vena polemica, bisogna starci più vicino anche nei momenti in cui ancora il danno non è stato fatto, non soltanto quando la situazione è drammatica. Speriamo, no? No, assolutamente, infatti no, ma no, non voglio dire questo, però l'assemblea della battaglia totale stava esplodendo l'arbitro club, mentre a volte facciamo delle assemblee con i soliti aficionados, se così si dice, non vorrei dire una parola sbagliata, però... Chiedo questa massima partecipazione a tutti quelli che sono interessati a sapere e a conoscere, a leggere un po' meno i social e venire ad ascoltare con le proprie orecchie quello che possiamo riferire noi, che magari conosciamo perché chiediamo anche noi le cose. Quindi veramente il 4 novembre i tifosi interessati vengono a partecipare, ad ascoltare e anche a votare, appunto, perché l'assemblea che dovrà è sovrana su queste decisioni di carattere straordinario sulle quali il consiglio direttivo non decide. Allora, questo hai fatto bene a ricordarlo, e ricordiamo sempre il ruolo di orgoglio, appunto, sia quando le cose vanno bene che quando vanno meno bene, perché poi non dimentichiamo che l'estate prima del purtroppo di quello che poi sarebbe esploso fu Orgoglio Amaranto con un comunicato a comunicare la gravità della situazione che si stava profilando. Quindi... Certo, ma poi è anche comprensibile che il ruolo di Orgoglio Amaranto, cioè è anche difficile, e concedetemi il termine, faticoso, perché quando è che ritieni opportuno dire qualche cosa? Infatti. Perché se anche noi come soci qualche cosa non ci torna, mi permetto di dire, non vi preoccupate, che nei canali adatti noi lo facciamo. Non usiamo Facebook per dire, cioè, se un momento c'è qualcosa che non va bene e l'Arezzo è prima in classifica, anche noi dicessimo una cosa giusta, ma immaginate cosa sì, perdono tre partite, certo. La colpa di Orgoglio Amaranto. Noi facciamo le cose in maniera più ponderata possibile, parliamo con il presidente, non abbiamo problemi, ma ci mancherebbe altro. Se dobbiamo fare delle comunicazioni, ahimè, perché carta canta, bene che resti, non le facciamo, che la gente non si preoccupi di questo. Sulle cose invece esternate con i comunicati le facciamo quando è necessario, come infatti in l'ultimo che abbiamo fatto. Esatto, e anche perché poi se dici la cosa poi ti dicono, appunto, no? È colpa tua, perché se non la dici è colpa tua lo stesso perché non l'hai detta. È un ruolo che non è facile. Quindi auspichiamo un po' di fiducia e più partecipazione, appunto, agli eventi che sono aperti a tutti, non solo, cioè a tutti, non solo ai soci, perché il socio si può fare, insomma, non c'è problema. Grazie a Francesco Sebastiano Chiriponi, grazie ad Andrea Modeo, ci vediamo la prossima settimana.